tutte e 8 candidate qui a Siena per il PD, che però purtroppo questa mattina si è svegliata insieme a tutti i senesi con questa purtroppo tragedia che vede appunto Pacciani coinvolto, appunto la scomparsa di questo ragazzo che era proprio candidato al Consiglio Comunale. Sì, ieri sera alle 6 è deceduto Federico Pacciani, era un ragazzo affetto da problemi di salute, però non aveva niente che gli potesse impedire di partecipare a queste elezioni. Era stato con noi, era stato alla presentazione dei candidati e aveva voluto entrare in lista proprio per difendere i diritti delle persone con disabilità, far presente tutte le difficoltà che ci sono, fare un discorso serio sull'inclusione. Quindi la sua mancanza all'improvviso ci ha lasciato un po' tutti costernati e anche stasera siamo tutti un po', diciamo, tristi, no? Avevamo pronta la pedana per farlo entrare dentro la sede con noi, era tutto predisposto perché fosse presente e purtroppo questo non sarà possibile. Però quello che lui ha voluto noi lo porteremo sicuramente avanti con impegno, perché sono dei principi democratici su cui lui ha creduto tanto e su cui noi continueremo a impegnarci con forza sicuramente. Ecco, lei che aveva basato proprio la sua campagna, no, anche sui diritti proprio di ognuno di noi, no? E proprio sì, all'inizio proprio della sua candidatura parlava proprio di questo, di uno dei temi importanti. Sì, per noi i diritti della persona, comunque essa fosse, qualunque problema avesse, erano e sono fondamentali e devono essere al centro dell'amministrazione comunale. Su questi principi Federico ci si era trovato in pieno, aveva scelto di partecipare e anche per questo moralmente ci sentiamo doppiamente impegnati a rispettare il suo impegno e la sua forza di volontà. Ecco, a poche ore dai risultati, quali sono le sue sensazioni? Ma la situazione è talmente incerta che penso fino a stasera alle 7, alle 8 non ci siano sensazioni, si tratta di vedere, di capire, la partecipazione è rimasta invariata rispetto al 2018, questo è già un successo per certi aspetti, anzi è leggermente aumentata, e vediamo che cosa i senesi avranno deciso. Perfetto, grazie mille allora ad Anna Ferretti. A voi, arrivederci.